Avete visto il mio video precedente? Ci siamo occupati del present simple, del presente semplice. Abbiamo imparato come coniugare i verbi regolari, i verbi irregolari alla forma affermativa e soprattutto abbiamo capito quando utilizzarlo. Quali sono però le parole chiave che ci aiutano a riconoscere il present simple? E dov'è che si posizionano nella frase? Questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso. Oggi studiamo insieme i frequency adverbs, gli avverbi di frequenza. Ciao a tutti, sono Simonetta di Inglese Noi Due. Benvenuti nel mio canale. Vi ricorderete che uno degli utilizzi del present simple è quello di descrivere le nostre abitudini, le nostre routine. Come per esempio nelle seguenti frasi. My dog barks, I go to the gym, they travel a lot, Paul goes to work by bus. Esistono delle parole, degli avverbi, che ci aiutano per descrivere quanto spesso un qualcosa accade o con quale regolarità noi facciamo determinate cose. Quali sono questi avverbi? Vediamoli insieme. Always. Always significa sempre. Often. Often. Spesso. Usually. Usually. Di solito, usualmente. Occasionally. Sometimes. Occasionally. Sometimes. Occasionalmente. Rarely. Rarely. Raramente. Hardly ever. Hardly ever. Quasi mai. E per ultimo abbiamo never. Never, che significa mai. Ora che sappiamo gli avverbi di frequenza quali sono, guardiamo assieme dove si posizionano nella frase. I go to the gym. I always go to the gym. I always go to the gym. Come riuscite a sentire anche voi, l'avverbio di frequenza si posiziona tra il soggetto, I, e il verbo, go. Quindi la frase sarà I always go to the gym. She sometimes checks her emails. Lei a volte controlla le sue email. Paul never calls me on Mondays. Paul never calls me on Mondays. Paul non mi chiama mai il lunedì. Nell'inglese parlato, però, abbiamo un cambiamento, nel senso che la regola prevede che l'avverbio di frequenza si posizioni tra soggetto e verbo, ma nella conversazione possiamo tranquillamente trovare gli avverbi di frequenza a inizio o a fine frase. Quindi la frase suonerà un pochino così. Usually he cooks the dinner. Oppure he cooks the dinner usually. Perciò possiamo trovare l'avverbio a inizio frase, tra soggetto e verbo, come prevederebbe la regola, o altrimenti a fine frase. Dipende da quanto una persona voglia dare enfasi alla frequenza con cui quell'azione viene svolta. Con il verbo essere, invece, la regola è diversa, nel senso che l'avverbio di frequenza non si va a posizionare tra soggetto e verbo, bensì dopo il verbo. Quindi la frase sarà I am always late. And this is true. I am always late. Io sono sempre in ritardo. Quindi abbiamo soggetto, verbo e poi l'avverbio di frequenza. Ci sono poi altre espressioni che ci aiutano a descrivere la frequenza di un'azione. Oltre agli avverbi di frequenza troviamo quindi every day, every week, every month, oppure once a day, once a week, once a year, twice a day, twice a year, three times a week, four times a day.
Queste espressioni, e qui sono tassativa, non si posizioneranno mai tra soggetto e verbo, come invece gli avverbi di frequenza possono fare. Queste espressioni si possono posizionare o a inizio frase o a fine frase. Once a week, Maria makes a cake for her colleagues. Once a week, Maria makes a cake for her colleagues. Every Monday, Paul and I play football. Every Monday, Paul and I play football. Se la stessa azione viene eseguita con una regolarità molto precisa e quindi sempre nello stesso giorno ogni settimana, come nella frase di esempio precedente, quella struttura every Monday può essere sostituita da on Mondays. On Mondays. Quindi la frase sarà on Mondays Paul and I play football. Sto dicendo esattamente la stessa cosa. What do you usually do on Sundays? Ora vi racconto un pochino quello che io faccio di solito le domeniche. I usually get up at 8:30 because I love sleeping when I can. Then I always drink a coffee and I have some bread with marmalade. My dog and I often go for a walk and we sometimes meet my friends. We rarely have lunch at home. We prefer eating out at the restaurant, for example, because Sunday is a special day. I never drive because I don't live far from the city center. La lezione per oggi è finita. Lasciatemi un commentino qui sotto in risposta a questa domanda. What do you usually do on Sundays? What do you usually do on Sundays? Iscrivetevi al mio canale e non vi dimenticate di attivare la campanellina, che così ogni volta che un nuovo video verrà caricato vi arriverà una notifica, per non perdervi nessuna lezione. Lasciatemi un like qui sotto se avete gradito questo mio video and see you next time. Bye bye!